Salve ragazzi e ben ritrovati su Pokémon Mystery Dungeon, i portali sull'infinito. Nell'episodio precedente abbiamo completato la nostra spedizione al Gran Ghiacciaio con successo, riuscendo a tornare nella tranquillità più assoluta del Poképaradiso. In questo episodio andremo a fare tante cose che non siamo riusciti a fare durante questi episodi passati. Dovremo riprendere a fare un'altra volta i dungeon, insomma, dovremo ricevere tante altre ricompense, dovremo prendere materiali per le future costruzioni all'interno del Poképaradiso e basta, credo di sì. Quindi diamo un'occhiatina alla bacheca in modo tale da scegliere una missione adatta. Anzi, dovrei anche salire di rango, anche perché vi avevo fatto vedere nell'episodio precedente che i punti mancanti al rango successivo sono 70, sperando di riuscire a, come dire, beccarli tutti quanti in una missione. Quindi per farlo devo scegliere una missione parecchio difficile, o forse no. Quindi non lo so, quarta, quinta pagina, vediamo un attimo. In base ai come si dice, ai materiali che mi servono. Adesso non posso vedere che materiali mi servono, perché comunque ho ultimato tutte quante, quasi tutte quante le strutture del rango argento. E quindi mi mancano quelle là dell'oro, cioè il rango successivo. E non lo so, attiviamone una random. Una rarità, landa rossa. Recuperare regali illustre al piano 8. Ricompensa terreno ricco per 2 e metallo lucido per 1. Ok, se può fa. E andiamo subito. Ok. Si aprono le porte. Adesso dovrei selezionare un attimo i membri da portare dietro, perché ci sono ancora Virizion e Darkspawn, se non sbaglio. Fatemi vedere un attimo, eh. Che succede? Quagsire, sta calmo. Organizza la squadra. Sì. Allora, Virizion lo lasciamo. Ah no, c'è ancora. Ci sono Virizion e Umbreon. Vabbè, allora possono stare. Sì, dai. Ok, va bene questa squadra. Pensavo ci fosse Darkspawn all'interno del team, siccome l'ho visto lì sulla piazzetta. Cioè, pensavo che... Ecco, vedete. Bene, possiamo andare, quindi. Ci siamo. Landa Rossa, piano 1. È un dungeon che tra l'altro non abbiamo ancora visto. Landa Rossa. Chi l'ha mai visto sto dungeon? Ok. Allora, spero non sia difficile. Wow, si sale di livello. Virizion sale a livello 25 e vorrebbe prendere una nuova bossa. Wow, che bello. Altruismo, che non serve a niente. Quindi sì, la blocchiamo. Bene. Detto ciò, andiamo a cercare le scale. Dobbiamo arrivare al piano 8, cioè non è roba da niente, insomma. Voglio dire... Comunque credo di salire di rango con questi, come si dice, con questi punti che otterrò, si spera. E successivamente andrò ad allestire una piccola cosa all'interno del Poképaradiso, dovessi avere tempo. Però se qui si tolgono, cioè se qui vengono continuamente Pokémon, è impossibile. Non so se rendo l'idea, ecco. Turbosabbia. Fortuna che non mi ha fatto missare le mosse. Ehi, cos'era? Era sabbiotomba, vero? Sì. Me ne vado. Ciao, ok. Possiamo andare, possiamo proseguire pian pianino, zitti zitti, eh. Pure la rallento trappola. Guarda un po' Teo. Ok, io ho ripreso tutti quanti i punti vita, eh. In tutti i casi. Le mie statistiche dovrebbero ritornare base, ma a quanto pare non trovo delle matto magiche. Ma io ho già esplorato sto dungeon. Cioè io non mi ricordo, seriamente. Dai. Ok, 63 di danno ci voleva. Tra l'altro mi sono dimenticato di depositare gli strumenti. Che bello, eh. Sì, DOP. Vabbè, lo farò dopo essere ritornato da questo dungeon qui. Non preoccupatevi. Smog. Ah dai, non puoi missare continuamente. Ma è fuoco fatuo. Ah, pensavo fosse smog. Cioè io non ho letto lì la chat, ok.
L'unica è da questa parte. Non ho ancora preso il piano 1, assurdo ragazzi. Dai, fa qualcosa. Cioè non ho ancora preso la scala per il piano 2, ossia la prima scala. Oh, eccola qui. Era strano, fin troppo strano. Landa rossa piano 2. No, però mi sa che non ho mai visto questo dungeon. Sembra strano. I Pokémon li ho già incontrati, però non, no. Non ho mai visto questo dungeon. Bene, possiamo andare. C'è Pikachu che purtroppo è stato scottato, ma no prob, ragazzi. Dovrei riuscire a farcela. Questo si protegge e io non posso far altro. Ok, vabbè, vabbè, vabbè. Facciamo braciere. Toglie 25. Pikachu attacca comunque, quindi bravo. Brom, nitro carica. Missa, che bello. Madonna quanto li odio. Altri Pokémon. Grande con energisfera, che bello. Ciao ciao. Allora raghi, adesso sto cercando proprio con tutta l'anima la scala per il prossimo piano. Stavo dicendo, oh eccola qui, che bello. Stavo dicendo, mi sono dimenticato, wow che bello. No, niente. Adesso prenderemo questo strumento, ci beccheremo le ricompense. Probabilmente saliremo di rango, che ovviamente ci permetterà di costruire robe, altrettante robe. Non so cosa ci permetterà di costruire. Noi aspetteremo con ansia, tanta ansia. No, vabbè, comunque. Chi sale? Oh, salgo io a livello 21. Vorrebbe prendere una nuova mossa? Dai, qualcosa di buono? Rotolamento. Beh, cioè, si potrebbe fare volendo, eh. Infligge per 5 volte. Tipo roccia. Potrei togliere azione perché volendo non la utilizzo più. È praticamente sconosciuta da me stesso medesimo. Non la utilizzo da un secolo, quindi va bene rotolamento in questi casi. Una mossa alternativa. Togliamo le mosse base che tanto non ce ne facciamo niente. Ok, ombra notturna, vai. Bene. Vado io. E attacco con braciere. Ciao ciao. Bene ragazzi, a questo punto un altro Mienfu. Mamma mia, l'odio immenso. Proviamo rotolamento, vediamo un po' com'è. Guarda un po' te. Carina come mossa. Potrebbe togliere parecchio. Aha. Cioè, no, no, davvero non male. Ehi, Svubat. Facciamo nitrocarica. 44 di danni? Ehi. Soldi, eh? Mi lascia dei soldi. Non so, sono indeciso. Ah, non dovevo svegliarti, mannaggia. Vabbè, 45 di danni. Sto diventando pericoloso. È meglio, meglio così. Virizion, dove vai? Anzi, dove andate? Perché c'è anche Umbreon. Venite qui. Non svegliarti. Ti prego, non lo fare. Shh, silenzio. Bravi. Bravi così. E vicolo cieco. Che bello. Vediamo in alto. E niente pure. Niente raga, allora si deve andare sotto. Mamma mia, dungeon che ti fanno davvero sclerare. Chi sale di livello? Pikachu. Livello 21. Vorrebbe prendere una nuova mossa. Che bello. Vediamo un po'. Doppio team. Doppio team. Non lo so. No, doppio team no. Dimentica. Alla fin fine aumenta soltanto la velocità, quindi... velocità o illusione? Non mi ricordo. Vabbè, in ogni caso non serve. Non serve tantissimo. Oh mio Dio, dovesse essere illusione, però su Pokémon Mystery Dungeon potrebbe anche servire, eh. E anche parecchio. Non lo so, vabbè. Preferisco le mosse che ho adesso, quindi no prob. Possiamo proseguire. Oh, ecco qui la scala. Ce l'avevo proprio sotto al naso. Mancano quattro piani. Quattro piani, ragazzi. Allora, non lo svegliamo. No! Virizion stupida.
Rotolamento. Ok, ciao. Dai, via. Soldi. E niente scale. Sì, scale, che bello. Wow, 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 wow. Landa rossa, piano 5. Con sta scusa praticamente ci siamo esplorati un dungeon che non avevamo mai visto, quindi bene. Va più che bene. Niente di qua. Scala, che bello. Tutta ripetizione, fantastico. Piano 6. E niente, magari una botta di culo trovarsi la scala nello stesso piano. Scusate. C'è uno Yamask da questa parte qua, quindi che verrà buttato giù in men che non si dica. Continua ad usare inesorabilmente fuoco fatuo, però non gli riesce perché evidentemente siamo, cioè sono un tipo fuoco, è chiaro, no? Dai, fa qualcosa, muoviti a mandarlo KO. Ciao, via. Dai, cosa ci vuole? Allora, questo qui è comunicante. Bisogna andare da questa parte. Facciamo rotolamento e missa. Che bello. Vai di nuovo. Rotolamento e missa. Ma missa più volte. Ehi, ehi. Non farlo mai più. Beh, raga. Cioè, non si può. Dai. Grande. Riesce pure a confonderlo. La mia stima. Ah, non ci credo. Ha attaccato Pampur. No, che cos'è? Mienfu si evolve in Mien Shao? Cosa ha appena fatto? Ragazzi. No. Non ho mai visto una cosa simile. Cosa vuol dire? Anche i Pokémon nemici si evolvono quando sconfiggono altri Pokémon oppure se vengono usati su di loro appositi strumenti. Assurdo! Se un Pokémon nemico si evolve può anche diventare molto forte, quindi attenzione. Comunque ci sono anche dei nemici che non si evolvono nei dungeon in cui l'evoluzione non avviene. No, vabbè, pazzesco! E se adesso ci vado? Che fa? Ah, usa protezione, giustamente. E io che faccio adesso? Allora io avrei l'attacco coordinato. Però non so se con protezione ha effetto. Ok, ma che... Perde lo stato di bodyguard? Aspetta un attimo, io mi mangio una bacca arancia in tutti quanti i casi, guarda. Non dirlo a nessuno, guarda. Mi sono appena mangiata. Adesso ci sta proprio tutto. Vediamo se riesco a prenderlo, se riesco a reclutarlo. Ti prego, fa qualcosa. Dai. Ma che... Non muore! Assurdo. Braciere? Dai. E dai. Aia, questa fa male. Questo è un tu per tu assurdo, ragazzi. Aspettate un attimo perché qui c'è un Mien Shao. Non so se mi spiego. Dai. Nah. Che pizze. Ragazzi, potevamo catturare, potevamo reclutare un fantastico Mien Shao. Davvero peccato. Cioè, mi sono rimasto parecchio stranizzato da sta cosa perché non avevo mai visto un'evoluzione proprio in diretta. Cioè, lì davanti. Un'evoluzione vera e propria. Ecco, le evoluzioni quindi avvengono quando i Pokémon del dungeon stesso uccidono altri Pokémon. Una cosa che non avevo mai sentito. Vabbè. In ogni caso davvero fighissimo. Speravo in un'unione al team, però vabbè, fa lo stesso. Le statistiche ritornano normali. E i miei Pokémon se ne vanno a fanculo. Ok, landa rossa, piano 7. Manca soltanto un piano, ragazzi, resistete. Siamo quasi per arrivare. Rotolamento, via. Ciao. E non lo so, non so dove andare.
Che cos'è? Ok. Ma, no, aspetta. Ma che è? Ah, è Trubbish. Bene. Visto da quella parte non si capiva. La teca bella. Prendo la teca bella. E c'è un Venipid. Vieni qua, Venipid. Usiamo nitrocarica e bye bye. Questo è comunicante. Oh, c'è Kecleon. Ciao Kecleon. No, non mi interessa niente. Ah, praticamente un vicolo cieco con Kecleon. Bene. Si trova molto in questo dungeon. Vabbè. Ok. C'è Yamask. Rompipalle. Bene, invertiamoci. Ah, non ne posso più. Beh, comunque, sì, sarà dedicata al dungeon, principalmente ad alcune strutture che costruiremo. Spero di avere tanti punti del Poké Paradiso a disposizione, perché comunque stiamo spendendo parecchio tempo. Dai. Sbrem. Niente scale proprio. Dai, sono anche più veloce, quindi. Dai, 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 dai. Ok, perfetto. Calmo, calmo, Tepig. Attacchiamo sempre con nitrocarica. Dai, su. No, ma qui i Pokémon sono proprio a ripetizione. Non ne posso più. Dai. Ok. Che mossa era quella là? Bene. Dai Pikachu, attacca con un attacco rapido, fa qualcosa. Tanto sono più veloce, penso di colpire, sì, infatti. Dai. Tepig, calmati. Ed ecco qui la scala, che bello. Bene. Siamo arrivati al piano 8. Dai, su, mandate KO questo Sandile. Ciao. Landa rossa piano 8. Sì, abbiamo raggiunto il piano in cui si trova Regali Illustre. E allora troviamo questo Regali Illustre. Questo è mio, dai. Ah, non ho più completamente. Vabbè, mi serve l'Elisir Max, tanto ce l'ho sempre dietro. Bene. KO, dai. Via. Ciao. Sinistra. In basso. E scala. Però devo trovare il Regali Illustre. Mannaggia a te. Allora, prima mandiamo KO Venipid, ok? Facciamo nitrocarica, bello, diretto in faccia. E ciao ciao. No, non va KO. Cosa triste. Via, adesso va via. Ah. Cos'è? Ah, attacca lite. Quindi non posso usare braciere, ma nitrocarica sì. Yeah. Bye bye, dai. Ciao ciao Mianfu. E ciao ciao Sandile con questa. Sì, dai, lo so. Vai, perfetto. La sonnosfera. Mi dite dove si trova questo strumento? Umbreon sale a livello 26. Va bene. Perfetto. I Poké. Ciao. Non posso beccarlo. L'odio immenso per questo Pokémon, perché mi sta dando fastidio. Grande c'ha statico. Bam. È missa. Madonna l'odio. Dai. Per favore. Ma aumenta l'attacco. Ah sì, è prepotenza. No, aspetta. Che caspita. Oddio, meno male. 2 PS, ragazzi. 2 PS. Ehi, non farlo mai più. Dai, Pikachu. Ok, paralizzato. Siamo quasi per finire, ragazzi. Resistete insieme a me.
Bene. Calmamente aumenta sempre l'attacco speciale e la difesa, quindi... Madonna, l'odio. E vicolo cieco. Ma niente strumenti, proprio. Allora, mi... Ah, ma... No, non ci posso credere. Era proprio qua davanti. E dai, ma che... ce l'abbiamo fatta. Abbiamo finito il dungeon, ok? Sì, via. Andiamo via, fuggiamo. Fuga dal dungeon. La 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 la. Che bello. Bene ragazzi. Oh, c'è uno Stoutland. Grazie per aver preso un regalo illustre. Per ringraziarti accetta questo. 250 poké. 2 di terreno ricco. 1 di metallo lucido. Una vernice di metallo. Una vernice metallo, ottimo. E 60 punti Poké Paradiso. Me ne mancano 10. Soltanto 10 per il rango successivo. Va bene comunque ragazzi, abbiamo completato un dungeon parecchio pesante. E c'è storia. Questo è un sogno. Era tanto che non ne facevo uno. Sento una voce. Dark, mi senti? Dark, ah, si sente meglio delle altre volte. Ancora, un po', mi basta un pochino, voglio sentire. La mattina dopo. Dark, buongiorno. Che c'è? Mi sembri un po' tra le nuvole, tutto bene? Ah, hai fatto un altro sogno? Capisco, è passato un po' di tempo dall'ultima volta. Dark racconta che cosa ha sognato. Cosa? Si sentiva meglio di prima? Dark, allora stavolta vi siete sintonizzati meglio. Secondo me c'era la stazione radio giusta. Sicuramente molto sicuramente molto presto riuscirete a sintonizzarvi perfettamente. Immagino di sì. Però questo sogno si interrompe sempre a metà. Ho la sensazione che se non succedesse, capirei bene il messaggio. Appena riuscirei a capire che è il Pokémon che ti chiama, partiremo per salvarlo. Anch'io voglio capire perché sei stato invocato in questo mondo. Insomma, conta pure sul mio aiuto. Bene, grazie mille Pikachu. Allora, uscendo dalla nostra bella casetta del Poképaradiso, wow, non finisce la storia, ma... Dark, senti un po'. A proposito del sogno di cui mi hai parlato, mi è venuta in mente una cosa. Non so come mai tu sia diventato un Pokémon, ma io credo che ci sia un motivo se sei venuto in questo mondo. Hai di certo una missione da compiere. Per questo devi scoprire qual è. E portala a termine. Ma se lo fai, se compirai la tua missione, in quel momento chissà, probabilmente tornerai nel mondo degli umani. Che sia davvero così? Finora non ci avevo pensato, ma se mi trovo qui nel mondo dei Pokémon per uno scopo preciso, allora prima o poi dovrò tornare a casa. Capisco. Neanche tu lo sai, eh? Senti, Dark, lo so che non sappiamo cosa succederà, ma... A me... Ecco, sì! A me piacerebbe che restassi qui per sempre. Eh? Ti prego, Dark, rimani qui per sempre. Davvero? Evviva! Che bello! Grazie, Dark! Pikachu me l'ha chiesto così candidamente che ho finito per prometterglielo. Eppure, chissà. Chissà quale sarà il vero motivo per cui sono qui. Se davvero ho una missione da compiere. Una volta che l'avrò portata a termine, cosa mi succederà? Grazie, Dark! Allora ci conto! Ok, Pikachu tutto contento, non sa cosa gli aspetterà più avanti. Comunque, bando alle ciance! Allora, mi sa che oggi non riusciremo a salire... di livello, il livello del rango, ecco. Ma niente. Non fa niente. A questo punto dovrebbe succedere una cosa. Fatemi un attimo pensare. Mi sa qui sopra. No. Allora è soltanto dopo una notte. Credo di sì. Credo di sì. Vabbè, allora mi sa che ci arriviamo, dai. Arriviamo a fare una piccola missioncina.
E poi a chiudere l'episodio, sicuramente un 30 minuti e qualcosa. Facciamo una missione proprio stupidissima. Monte sali scendi, dai, questa qui. La prima proprio che mi capita. Andiamo, 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 andiamo. Si aprono le porte. Credo di farcela in 5 minuti. Via. Andiamo. Monte sali scendi, entrata est. Era da tanto che non ci andavo qui. La 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 la. Che bella la canzone. Ok, siamo già arrivati. Ma che succede? Salgo a livello 22, va bene. Grazie. Ma io non so cos'è dovuto a sta cosa. È uno sbalzo di punti esperienza. Cos'è? Proseguiamo. Siamo alla collina centrale. Siamo già arrivati praticamente. Diciamo che più che altro mi serve per accumulare quei 10-20 punti. Quei 10-20 punti, ecco, tanto per dire che abbiamo raggiunto il piano in cui si trova Wingull. Perfetto. Siamo già qui. Figuratevi che mi sono trovato la scala proprio nello stesso piano. Ciao. Baccarancia, intanto ci sono strumenti utili che prendo e che possono servire. Wubat vuole unirsi al mio team? No, non lo accetto, quindi se ne va. Dai, ciao. Andate tutti via. Perfetto. Baccarance, tante baccarance, noto. La 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 la. Via. Pokémon puzzoni. Non riesco a trovare il Pokémon. Dove sei? Fatti vedere, mostrati. Vieni a me, Wingull. Certo che trovare un Wingull è la madonna. Dai, su. È molto facile ovviamente battere i Pokémon qui dentro, perché non controbattono, non fanno niente, non dicono niente. Dai, su. Allora, mi sa che proprio sta qua sotto. Perfetto. O no? O forse no? Ma io ho esplorato tutto. O forse no? Ma non c'è! Dove si trova? Che roba è? Perché c'è un venticello? Ha iniziato a soffiare il vento. Cosa vuol dire? Non riesco a trovarlo. Ok, qui i Pokémon si vogliono unire continuamente. No. Non riesco a trovare Wingull. C'è ancora del vento, ma perché? Si è levato il vento più forte di prima. Non era mai capitato. Strana sta cosa. Oh, eccolo qui. Perfetto. Ciao, ce l'hai fatta, abbiamo trovato Wingull. Complimenti. Allora ragazzi, abbiamo proprio 2-3 minuti a disposizione per completare un pezzetto di storia. Perché voglio farvi vedere un'ultima cosa, proprio giusto un'ultima cosa. Fuga dal dungeon. La 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 la, la. Già già. Eccoci qui. Allora, grazie, grazie per tutto, ci danno le ricompense, i 100 poké, l'erba fresca, che può comunque servire, il terreno ricco, idem, e baccafrago e i nostri 20 punti poké paradiso. Saliamo quindi al rango oro. Abbiamo ricevuto un premio per l'aumento di rango, quindi la borsa ora è più grande, può contenere 48 strumenti. Adesso possiamo costruire l'Okey Beartic. L'orto seme coraggio, l'orto seme attivo, il rigattiere, what? Le sfere prodigiose, possiamo costruire il dojo terra, il dojo ghiaccio, abbiamo ricevuto un gaudio seme, un seme vita, una bacca cedro, un dono fuoco e 5 lingotti! Che bel bottino ragazzi, davvero che bel bottino. La mattina dopo, allora abbiamo quasi finito Eccoci qui. Buongiorno Dark, mettiamocela tutta anche oggi, ok? Ok, quindi non salviamo perché abbiamo da fare per adesso. Dopo essere usciti, arriverà Emolga.
Ah, bene, eccovi! Che succede? Le luci che salgono verso il cielo. Ve ne avevo parlato, no? Si vedono anche ora. Davvero? Sì, il punto con la visuale migliore è la cima della collina. Anche io le ho appena viste. Andate a dare un'occhiata anche voi. Ok. Forza, Dark, andiamo! E sia! Quindi, perché non andare verso la collina? Eccoci già qui. Chissà di cosa si tratta. Ma non ne ho proprio idea. Ah, c'è già qualcuno. Salve. Rufflet e Ducklet. Allora vediamo, queste luci dove... Ah, ecco! Dark laggiù! Guarda, una sfera di luce! Wow! È vero, è molto distante ma si vede. Sembra che sia immobile all'orizzonte, non ti pare? E Molga ha detto che queste luci vanno verso il cielo, ma... Ha ragione! La luce sta salendo! Solo che va molto lentamente. Sembra ferma perché sale pianissimo. Ah, è uno spettacolo affascinante. Poi ha un che di misterioso. Sì, è davvero avvincente, ma... Ma? Eh? Ma cosa? Niente. Ecco, forse non c'è niente di cui preoccuparsi, ma ho vissuto qui per tutta la vita. E non ho mai visto una cosa del genere. Adesso però questi fenomeni si fanno sempre più frequenti e mi fanno sentire, ecco, un po' a disagio. A disagio? Già, non si sente dire spesso che... Cose del genere sono presagi? Strani fenomeni che, ecco, portano alla mala sorte? Non riesco a fare a meno di pensare a che stia per accadere qualcosa di brutto. Beh, magari sto solo esagerando. Presagi di sventura? Wow. Ok ragazzi, questo episodio giunge al termine. È durato parecchio, però abbiamo fatto tante cose. Oltre a che abbiamo esplorato un dungeon totalmente nuovo, abbiamo recuperato tantissimi strumenti, abbiamo ottenuto quello che volevamo, siamo saliti di rango, siamo al rango ora, abbiamo ottenuto tante altre cose. Nel prossimo episodio costruiremo le nuove strutture, andremo a prendere nuovi materiali e tante tante altre cose. Quindi vi invito a lasciare come al solito un bel mi piace e un commento sotto per dirmi la vostra. Oggi ci sono le onde V di tipo erba, quindi Virizion sarà tipo ultra power. Bene, nient'altro, Dark vi saluta e al prossimo episodio. Ciao a tutti!